regole per l'accesso al pronto soccorso, inviate dal DIRMEI le nuove linee guida a tutte le aziende sanitarie regionali per rintracciare l'infezione da Covid in che arriva. La protesta dei navigator, gli addetti all'affiancamento dei disoccupati nella ricerca di un impiego, sono scesi oggi in piazza anche a Torino per chiedere una continuità occupazionale. Si avvicina San Valentino, quale sarà il gioiello giusto da regalare proprio al proprio partner? Lo abbiamo chiesto agli esperti. Sport, semifinale di Coppa Italia, giocano stasera il ritorno all'Allianz Stadium a Torino, la Juve di Pirlo contro l'Inter di Conte. Ben ritrovati a questa nostra nuova edizione del TG Monitor, l'informazione regionale di GRP Televisione. Apriamo, come avete sentito, con le nuove regole di accesso per il pronto soccorso. Il DIRMEI infatti ha inviato a tutte le aziende sanitarie regionali le nuove linee guida per la valutazione del rischio da infezione da Covid nelle persone che entrano proprio al pronto soccorso. L'obiettivo è dare maggior sicurezza per i pazienti che si muovono nei pronto soccorso stessi, per il personale che ci lavora e soprattutto avere una maggiore garanzia che non si formino focolai Covid negli ospedali. Le nuove linee di indirizzo sono già attive. Andiamo a vedere quali sono nel dettaglio. Nuove linee di indirizzo per gli accessi al pronto soccorso sono state inviate da parte del DIRMEI a tutte le aziende sanitarie regionali. Perché questo nuovo decalogo? Ma nasce dall'esigenza di garantire anzitutto la sicurezza dei pazienti che afferiscono alle nostre strutture sanitarie, senza però rallentare e ostacolare il workout dei pronti soccorsi che notoriamente sono carichi di lavoro e di pazienti. Quindi si tratta di conciliare queste due esigenze garantendo appunto, come dicevo, la sicurezza dei pazienti. Conosciamo alcuni dettagli, quali sono i contenuti? Ma in estrema sintesi direi questo, che dopo una prima stratificazione anamnestico-clinica che viene fatta dall'infermiere, i pazienti vengono divisi in due gruppi, un gruppo a bassa probabilità e un gruppo a non bassa probabilità. Il gruppo a bassa probabilità entra dalla parte, tra virgolette, no Covid del pronto soccorso, se è prevista una permanenza breve, non esegue il tampone, svolge le procedure, le visite che deve fare ed esce immediatamente, gruppo a bassa probabilità. Se è prevista una permanenza più lunga, invece, si esegue un tampone, preferendo e prediligendo il tampone molecolare rispetto all'antigenico. Il gruppo a probabilità non bassa invece viene indirizzato nell'area Covid e il tampone molecolare, preferibilmente, viene eseguito sempre a tutti i pazienti. Diciamo che il tampone antigenico si riserva a quelle situazioni di estremo affollamento dei pronti soccorsi, che peraltro sono abbastanza frequenti, oppure ai casi in cui l'esecuzione del tampone molecolare è complesso, difficile o che ritarderebbe molto il lavoro nel pronto soccorso. Cambia anche qualcosa in uscita dal pronto soccorso? Sostanzialmente no, per quanto riguarda i pazienti in uscita, dicevo prima che quelli che hanno una permanenza, un trattamento breve, escono velocemente senza dover fare il tampone. E invece l'accesso ai reparti prevede assolutamente che si faccia un tampone molecolare, che deve essere ovviamente negativo, perché un tampone molecolare incerto deve essere ulteriormente indagato per evitare l'insorgenza di focolai ospedalieri. Queste nuove linee di indirizzo da quando saranno attive? No, sono già attive, sono già state inviate a tutte le aziende sanitarie regionali e sono linee di indirizzo in quanto devono essere calate nella realtà di ciascuna azienda, quindi con qualche possibile aggiustamento e sfumatura. Ora i numeri relativi al contagio e ai vaccini da Covid, perché ai vaccini anti-Covid. Dall'inizio della campagna infatti si è raggiunto ieri il 98,9% delle dosi finora disponibili per il Piemonte. Intanto arriverà domani la prima fornitura per la nostra regione dei vaccini AstraZeneca di 17.800 dosi, che consentirà
l'avvio della vaccinazione sulle forze dell'ordine, forze armate e di polizia municipale. In tutto oltre 30.000 persone, da cui circa il 70% in media ha già manifestato la volontà di vaccinarsi. In particolare la prima fornitura di AstraZeneca sarà destinata a carabinieri, polizia di Stato ed esercito, che saranno i primi a partire con la vaccinazione. I carabinieri inizieranno le vaccinazioni già nella giornata di giovedì 11 febbraio presso la struttura del primo reggimento Piemonte a Moncalieri, che farà da punto vaccinale regionale per l'arma. Anche l'esercito inizierà la giornata di giovedì 11 con il coordinamento a livello regionale dell'ex ospedale militare Riberi di Torino. Sempre in settimana partirà anche la vaccinazione degli agenti della Polizia di Stato. Oggi, infine, sono in programma ulteriori confronti operativi con gli altri corpi a cui sarà destinata la successiva fornitura di AstraZeneca, in programma nella settimana del 15 febbraio. In settimana inoltre arriveranno altre dosi di vaccini Pfizer e Moderna che serviranno a proseguire la fase 1A, che coinvolge il personale del sistema sanitario e ospiti ed operatori delle RSA, e la fase 1B, che riguarda le professioni sanitarie e quelle operanti in ambito sanitario, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, ostetriche, tecnici di radiologia medica, di riabilitazione e prevenzione e informatori farmaceutici. Con le successive forniture, dal 21 febbraio si darà avvio anche alla campagna di vaccinazione della popolazione over 80. Come dicevo, però, diamo uno sguardo anche ai numeri del contagio, perché i numeri comunicati dall'unità di crisi, lo vediamo anche dalla tabella allegata, all'unità di crisi della regione Piemonte, ci raccontano di un lieve aumento dei nuovi casi positivi, che sono 619, di questi 310 asintomatici. Cresce il numero delle vittime, che sale a 35, due soltanto oggi. Crescono anche i pazienti ricoverati, che rispetto a ieri, negli altri reparti sono 4 in più, mentre in terapia intensiva nessun nuovo paziente ricoverato. Parliamo ora di occupazione e dei problemi relativi all'occupazione, perché FIM, FIOM, WILM, UGLM di Torino rendono noto che oggi la curatela fallimentare dell'ex Embraco ha comunicato l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 398 lavoratori su 406 dello stabilimento di Riva di Chieri. La procedura che si apre oggi lascia 75 giorni di trattativa prima di rendere effettivi i licenziamenti. È sempre più urgente un intervento incisivo del MISE, evidenziano i sindacati, di concerto con le regioni Piemonte e Veneto, per costituire la nuova società Italcomp e mettere in sicurezza i 400 lavoratori di Torino e 300 della ACC di Belluno. Questo è quanto dichiarano le sigle sindacali su questi licenziamenti. Parliamo ancora di occupazione con i Navigator, questa volta che si sono dati appuntamento in piazza, perché proprio sul tema lavoro poniamo la nostra attenzione con questa manifestazione a Roma, ma con presidi in tutta Italia da parte dei Navigator e delle sigle sindacali di categoria, per chiedere continuità occupazionale e valorizzazione della professionalità dei 2700 Navigator italiani, di cui 176 in servizio in Piemonte, 90 quelli a Torino. E il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, altra richiesta. Navigator è la nuova figura introdotta per aiutare chi percepisce il reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. A Torino delegazioni sindacali sono state anche ricevute dal vice prefetto. Noi c'eravamo, andiamo a vedere com'è andata. Navigator in piazza con le sigle sindacali di categoria per una mobilitazione nazionale a Torino, presidio regionale davanti alla prefettura. Siamo in questa situazione regionale per mantenere le leggi Covid che non ci permettono spostamento tra regioni. Questa è una parte fondamentale, nel senso per cui non bisogna calcolare il numero di qua a Torino, ma il numero di tutta la nazione. La seconda cosa, noi siamo qui per chiedere due semplici cose. La prima cosa è la proroga del contratto, si spera aprile 2022, in modo che noi possiamo continuare il nostro lavoro, che è solo all'inizio, e all'inizio ci ha dato dei risultati. La seconda cosa è di cercare di trovare una prospettiva futura al nostro lavoro, ampliando la reddito di cittadinanza a tutte le varie politiche attive, perché noi siamo dei case manager che devono occupare proprio delle politiche attive sia presso i beneficiari ed essere cerniera anche presso i datori di lavoro. Cos'è il Navigator? Il Navigator è la persona che proprio si occupa di essere cerniera tra questi due mondi attraverso il centro per l'impiego, dei navigatori per insegnare alle persone le politiche attive, ma non solo, dobbiamo anche supportare. Da una parte i beneficiari
per essere aiutati tutto quello che è il mercato del lavoro, che ormai è tutto informatizzato, che ormai è tutto, potremmo, difficile per le persone, gente che molte volte è la terza media, gente che praticamente anche 50 anni non è abituata ad adattarsi a questo nuovo mondo di lavoro, ma gli stessi anche imprenditori, dire che se hanno bisogno in queste situazioni di crisi, lo Stato c'è, i centri per l'impiego ci sono e possono essere supportati nelle loro esigenze di ricerca del lavoro e anche di politiche attive. Si è concluso l'incontro in prefettura, lo sentiamo com'è andata. L'incontro è stato assolutamente positivo, la viceprefetto era preparata, aveva preso in carico tutta la documentazione, assolutamente si è presa in carico di scrivere, di interagire per noi col governo centrale, comunicando altresì alla Regione Piemonte. Quindi auspichiamo a breve un tavolo, un incontro per il prosieguo di questo tavolo, di questa vertenza nazionale sui navigator. Siete soddisfatti? Molto, molto, perché è palese che si voglia assolutamente dare importanza a questo ruolo, a questa figura e dare rilievo a quello che saranno le politiche attive in futuro. Ed ora la cronaca, perché sono morti due sci alpinisti dispersi sotto una valanga al confine tra i comuni di Cesana e Sause di Cesana. I corpi di Carlo Alberto Cimenti, conosciuti come Cala e che avrebbe compiuto 46 anni domenica, e di Patrick Negro sono stati individuati e recuperati dal soccorso alpino. Entrambi di Pragelato si stavano dirigendo verso la Valle Argentera al Sestriere quando sono stati travolti tra Cima del Bosco e Col Chalvet. Ad allertare i soccorsi familiari di Cala, noto nel mondo dell'alpinismo per le sue imprese estreme. Scampato alla morte in Pakistan nel luglio 2019, sono tantissimi i messaggi di cordoglio del mondo della montagna, a cui si è unita anche l'UNCEM. Una notizia tristissima, scrive in una nota, Cala Cimenti era un amico di UNCEM, due persone che avevano stima e affetto tra i colleghi, tra tutti noi, tra chi ama la montagna, l'alpinismo, i versanti innevati. A 45 anni Cala era uno degli alpinisti professionisti più conosciuti al mondo. Da sempre si occupava di freeride e per il comprensorio di Prali. Cala e Patrick ci mancheranno, UNCEM ne è certa, conclude la nota, il loro esempio e il loro amore per le montagne non muoiono. Lutto cittadino a Pragelato per i prossimi giorni, una grave tragedia per l'intera comunità di Pragelato, invece dichiarato il primo cittadino Giorgio Merlo. La notizia della scomparsa dei due alpinisti ha raggelato infatti il paese. Carlo Alberto Cimenti è stato definito più volte una leggenda dell'alpinismo, uno degli alpinisti professionisti molto noto nel settore e conosciuto in tutto il mondo. E Patrick Negro, cittadino di Pragelato, una persona nota nel paese per la sua storica dedizione al volontariato, dal 118 al soccorso alpino e grande esperto del mondo dello sci. Con questa notizia andiamo in pausa, torniamo subito dopo. Rieccoci insieme col nostro TG Monitor, parliamo ora di sostegno alla ricerca contro il cancro. Il presidente di Novacop, Ernesto Dalerive, ha consegnato ad Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus, un assegno da 120.482 euro raccolti attraverso la campagna denominata Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro, lanciata proprio dalla cooperativa nel mese di dicembre. Una campagna giunta alla seconda edizione che ha avuto quest'anno come obiettivo il sostegno all'Istituto di Candiolo nella sua attività di ricerca sul fronte dei tumori maschili alla prostata e ai testicoli. In particolare i fondi serviranno a finanziare la neonata piattaforma Girturo, gruppo interdisciplinare di ricerca traslazionale e clinical trials per i tumori urologici, coordinata dal dottor Pasquale Rescigno. Vediamo. Abbiamo scelto e difeso la scelta di continuare a operare a sostegno dell'Istituto di Candiolo, perché riteniamo che sia giusto dare certezza, dare continuità delle iniziative che favoriscono la ricerca su una malattia così drammaticamente nota a tutti i cittadini, a tutti i piemontesi, e che purtroppo riguarda molte famiglie italiane. Quest'anno, diciamo, abbiamo voluto consegnare questo assegno nella giornata nazionale che celebra la lotta contro la malattia, e quindi siamo molto felici perché la risposta che ci hanno dato i nostri soci, i nostri clienti,
è stata una risposta positiva che ha testimoniato non solo della validità dell'iniziativa ma anche del forte credibilità che l'Istituto di Candiolo ha nell'immaginario collettivo. È un istituto prestigioso e l'abbinata fra un istituto prestigioso che lavora sul campo della sicurezza e della salute e Novacop che su questi terreni ha sempre operato con attenzione e con coerenza ha determinato un mix virtuoso che ha consentito di raggiungere risultati importanti. Io devo dire che quando si parla di Candiolo la sensibilità delle persone è sempre altissima e sono felicissima di avere questa collaborazione con Novacop, soprattutto perché Novacop ci permette di andare capillarmente in giro e far sapere alla popolazione e a chi vuole donare qualche cosa al nostro istituto lo può fare tranquillamente attraverso tutte queste iniziative che vengono fatte per Candiolo. Quanto è importante una giornata come oggi per sensibilizzare la gente, quindi comunicazione a favore della salute, ma soprattutto a favore della donazione degli altri nella giornata, appunto, nella lotta contro il cancro? Credo che sia fondamentale perché in questo modo si riesce a dare un volto ai progetti e al modo in cui queste donazioni vengono utilizzate dagli istituti di ricerca. Credo che sia incoraggiante per le persone sapere qual è il destino di queste donazioni. I tre temi chiave di successo di questa iniziativa sono di sicuro la comunicazione. Ed è stata una sfida fare comunicazione perché ai tempi del Covid è difficile il rapporto interpersonale, che è quello che più muove magari a dare un contributo. L'altro tema importante è la reputazione. Abbiamo unito due realtà leader all'avanguardia che ci tengono a fare progetti d'eccellenza. Ognuno ha portato il suo contributo. E qui arriviamo col contributo alla terza parola chiave, che è la collaborazione. Non è stata solo COP che con l'impegno dei suoi soci raccoglie fondi da donare a Candiolo, ma è un progetto molto più articolato nel tempo, siamo al secondo anno e continueremo anche il prossimo, e anche proprio nella concretizzazione, quindi c'è la raccolta fondi, ma ci saranno momenti di informazione con gli specialisti di Candiolo per i soci COP e ci saranno delle 3.000 visite di prevenzione gratuite riservate ai soci COP a Candiolo appena la pandemia di Covid ci consentirà di riprendere con dei ritmi normali. Cambiamo decisamente argomento e parliamo ora dei gioielli in vista di San Valentino e scopriamo quale sia quello più richiesto proprio in vista del 14 di febbraio. Abbiamo incontrato alcuni esperti del settore, sentiamoli. Qual è il gioiello per questo San Valentino? Allora, vanno tantissimo gli anelli in argento, quelli ciondolini pendenti e poi noi proponiamo sempre, spingiamo sempre tanto i diamanti, che sono il nostro punto di forza e piacciono sempre alle donne, insomma. Allora, diciamo che il cuore è sempre la poesia per San Valentino, quindi è sempre il soggetto più richiesto, il cuoricino e via. La tendenza sta tutta nella microgioielleria, nel micro bijou e quindi tutto molto essenziale. Oro bianco, oro giallo, argento, cosa viene chiesto di più? Sia oro bianco che oro giallo, adesso è tornato tantissimo, ma l'argento anche tra i più giovani soprattutto, ma si tende sempre a preferire il gioiellino un po' più prezioso, insomma. C'è un grande ritorno del giallo, anche per quanto riguarda il bijou in argento, la grande tendenza è la galvanica gialla, quindi c'è un ritorno anche un po' al vintage, tutto quello che ricorda un vecchio gioiello. Per gli uomini? Orecchini brillanti anche gli uomini, diamanti tanto anche gli uomini, di bracciali tipo tennis, girocolli tutti di zirconi anche per gli uomini e anche come orecchini cerchi sia piccoli che grandi e i punti luce. Per l'uomo sono più o meno sempre le stesse cose sinceramente, quindi il bracciale piuttosto che la fedina magari in questa occasione se non si è già scambiata viene richiesta la fedina in argento con o senza il diamantino, cose più o meno lavorate. C'è una grande tendenza anche del ritorno del gioiello per quanto riguarda l'uomo. Cosa si chiede al gioiello? Che qualità deve avere? È soggettivo a seconda di chi lo compra, perché deve esprimere un sentimento, un'emozione, insomma, quindi è soggettivo.
Ecco. Il diamante piace? Sì, sempre, il diamante sì. Poi chiaramente non è per tutte le tasche, quindi magari chi a San Valentino gradisce fare solo un pensiero e allora è un altro target, cioè è un pensierino. Invece c'è chi ancora si dedica ai diamanti e quindi sì, però sono due cose diverse, ma il diamante piace sempre. Sempre in tema San Valentino, invece andiamo a scoprire quali sono i dolci preparati apposta proprio per questa festa degli innamorati. Si va da una rivisitazione della torta Sacher ai biscotti a forma di cuore. Andiamo a gustarli insieme. Il dolce per San Valentino, la vostra pasticceria cosa si sta preparando, cosa si trova per il 14? Per il 14 vestiremo a festa e quindi ricchi di cuori per tutte le nostre, diciamo, specialità, e abbiamo anche la Giacometta per rendere omaggio non sempre solo a Gianduia, perché appunto siamo a Torino. Allora, per il San Valentino avremo tre tipologie di monoporzioni, la Red Velvet soprattutto. La pan di Spagna a forma di cuore, farcita o chantilly o cioccolata, alcune chiuse con panna, altre con pasta di zucchero rossa. Poi abbiamo le crostate, sempre a forma di cuore, a frutta, frutta mista, frutti di bosco, fragole. Cosa non può mancare per San Valentino? Non può mancare il pasticcino col cuoricino, non può mancare un cioccolatino, non può mancare un sorriso e non può mancare un arrivederci. A San Valentino non potrà mancare soprattutto il colore rosso, perché indica la passione. Beh, quella che non manca è quella là, la tradizionale, la torta che fanno a forma di cuore. Di quelle ne vendiamo tantissime, è l'unica che va tanto. E ultimamente anche le crostate a forma di cuore, tutte farcite di frutta sopra, vanno tantissimo. Uno dei dolci tipici per San Valentino è la Giacometta. Scopriamo in che maniera si prepari. La Giacometta è un pan di Spagna molto ricco, con cacao e mandorle che vengono raffinate insieme allo zucchero per non perdere la fragranza e non far venire fuori, diciamo, la parte oleosa della mandorla. Viene poi rivestita con della ganache al cioccolato e decorata appunto con i cuoricini, come dicevamo prima, che sono sia in cioccolato che in pasta di zucchero per poterle dare del colore, e viene aggiunta della tartufata di cioccolato bianco alla vaniglia bourbon. La Red Velvet è un pan di Spagna con colorante rosso ed è un montato di uova, zucchero, burro e sarà una farcitura in mezzo con e una crema al formaggio, decorata poi con la frutta fresca. Io ho una ricetta che ho imparato in Germania per fare questo dolce, la Sacher, diciamo che ha risposto bene qua a Torino. Quali sono gli ingredienti? La base sono pan di Spagna fatto con cioccolato, mandorle, cioè mandorle tutto dentro, cioccolato fondente, sì, burro, uova, zucchero, e poi c'è la particolarità che non dico perché sennò diciamo che è un po' un piccolo segreto. La Regione Piemonte ha istituito la giornata in memoria delle vittime delle Isel. Il 29 maggio di ogni anno sarà così ufficialmente ricordata la tragedia che il 29 maggio 1985 costò la vita a 39 tifosi che si trovavano proprio presso lo stadio Isel di Bruxelles in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus. La Regione vuole ricordare tutte le vittime delle Isel perché lo sport non sia mai più pretesto per violenze brutali, ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio insieme all'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca. E da questa giornata, che ricorda una pagina tragica dello sport, alla nostra pagina sportiva, stasera Juve e Inter si giocano allo Stadium di Torino un posto in finale di Coppa Italia dopo il 2-1 a favore dei bianconeri a San Siro di una settimana fa. Sentiamo. Stasera Juve e Inter si giocano allo Stadium di Torino un posto in finale di Coppa Italia. Infatti in scena alle 20.45 la sfida di ritorno della semifinale in cui la Juve difende il 2-1 di Milano ottenuto grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. I bianconeri, per qualificarsi alla finale, possono anche permettersi di perdere 1-0, ma l'allenatore interista Conte non si sente ancora battuto e manderà in campo la formazione migliore. Unica variante potrebbe essere Eriksen in cabina di regia al posto di Vidal.
Invece nella Juve Pirlo adotterà qualche soluzione alternativa, affidandosi comunque a Buffon e Cristiano Ronaldo, 79 anni in due, ma non a Bonucci e Chiellini. Dunque Buffon in porta, Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo in difesa, McKennie, Betancourt, Rabiot, Chiesa a centrocampo, Kulusevski e Cristiano Ronaldo di punta. Su Juve-Inter incombe il pericolo giallo. Bene 10 bianconeri infatti sono in diffida e se stasera fossero ammoniti sarebbero squalificati per l'eventuale finale del 19 maggio. L'altra finalista uscirà domani da Bergamo della sfida fra Atalanta e Napoli dopo lo 0-0 dell'andata. Ed abbiamo quasi concluso, prima però vi lascio alle previsioni del tempo col nostro partner Trebi Meteo e vi ricordo di restare assolutamente con la programmazione di GRP Televisione. Grazie per averci seguito. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In serata, in pianura, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli nuvolosi con possibili brevi rovesci nevosi. Nel pomeriggio, in pianura, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni.